Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di nuovo di scanner OBD. Questo è uno scanner diverso dagli altri perché si collega ad internet e perché, come vedete, riesco a mantenerlo acceso senza collegare la presa OBD anche all'interno del mio laboratorio e perché touchscreen e tanto altro. Adesso vedremo le sue caratteristiche, vedremo come funziona. Ovviamente tutte le riprese che riguardano la scansione, eccetera, le farò in automobile, quindi qua ve ne parlerò molto rapidamente. Vi lascerò tutti i link per poter vedere il prodotto sul sito internet, e se riesco a recuperare un codice di sconto, lo affiancherò giù vicino al link nella descrizione e nel primo commento. Questo è il modello Launch 200, ma troverete tutte le caratteristiche sul sito internet. Ora guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione e poi spostiamoci con le inquadrature in macchina. Iniziamo. E allora, questo è il dispositivo di cui vi parlerò oggi. Questa è la scatola con cui viene venduto. All'interno troveremo ovviamente un manuale di istruzioni, una guida rapida scritta anche in italiano e poi un tappo per poter tappare questi pin per evitare che si possano danneggiare. Come vedete, è acceso e alimentato dal computer, quindi è un dispositivo che si può utilizzare anche in interno. Ovviamente in interno non potremo fare alcune diagnosi se questa presa non è collegata, però ci permette, per esempio, di andare a rivedere i dati che abbiamo salvato. Quindi possiamo comunque usufruirne. Invece tutti gli altri che ho provato finora richiedevano per forza l'utilizzo all'interno dell'autovettura. In questo modo abbiamo la possibilità di registrare, memorizzare tutto ciò che ci necessita e poi, una volta tornati in officina o nel nostro garage, possiamo andare a rivedere quello che ci interessa andando a guardare tutto quello che abbiamo memorizzato per quanto riguarda i video, quindi il salvataggio per esempio come in questo caso, oppure il report di diagnosi. Quindi possiamo tranquillamente utilizzarlo come si farebbe con un normale tablet o telefonino. E a proposito di tablet e telefonino, come vedete, infatti abbiamo in alto anche la data, l'orario, il segnale wifi, per ora è disconnesso, ma è possibile connetterlo sia a un router che, come ho fatto io, utilizzando l'hotspot del telefonino. In questo modo potremo fare tutti gli aggiornamenti. Infatti vedrete la differenza fra la schermata iniziale di quando ho aperto la confezione alla schermata attuale. Personalmente mi piaceva di più quella di prima, però va bene anche questa di qua. Allora, come vedete, abbiamo la possibilità di azzerare alcuni errori, fare una diagnosi. Ovviamente non riuscirò a farla perché non siamo collegati a nessuna automobile, però possiamo scegliere diversi modelli di macchine in base al marchio del produttore e l'aggiornamento ci permette di scaricare quindi diversi modelli che verranno prodotti anche in futuro. Tramite OBD2 ovviamente ci chiede di connettere il dispositivo, quindi non potrò fare nulla adesso. E questo invece è il sistema che ci permette di fare eventuali aggiornamenti che ho già fatto in automobile, ma che adesso non potrei fare perché non sono collegato alla rete wifi. Ma vi farò vedere le schermate comunque durante il download. A proposito di connessione e condivisione, possiamo anche condividere i vari dati. Quindi selezionandone uno possiamo anche decidere di inoltrarlo tramite il tasto condividi, però ovviamente adesso non c'è wifi, quindi non potrò farlo. E il manuale di istruzioni, anche se solo in inglese, lo troveremo anche all'interno di una cartella, quindi ci sono diverse pagine in cui viene spiegato per bene tutto. Ovviamente essendo un display touch possiamo anche zoomare, quindi vedere in modo più approfondito eventuali schermate e scritte. Il dispositivo ha questa cornice in gomma dura di colore rosso che comunque lo protegge e nella parte posteriore abbiamo anche un codice QR che è possibile inquadrare e ci riporta al sito internet che riconosce ovviamente il dispositivo con il codice seriale, eccetera, dal quale possiamo scaricare anche il manuale dell'operatore o richiedere assistenza. Quindi avremo lo stesso manuale che abbiamo visto poco fa all'interno del dispositivo, ma questa volta lo avremo sul nostro telefonino. Adesso andiamo davvero in esterno e guardiamo un paio di funzioni. Ovviamente non vi farò vedere tutto perché le funzioni sono così tante che ci vorrebbe davvero tantissimo tempo. Ok, eccoci in macchina. In realtà avevo già fatto altre riprese, ma di giorno e con i riflessi sul display, sinceramente nelle riprese non mi piaceva. Quindi adesso collego di nuovo il cavo OBD, si accenderà ovviamente il dispositivo. Ok, questa è la schermata di benvenuto. Adesso avvio il motore. Ok, e abbiamo diverse possibilità. Nel frattempo sta eseguendo una scansione automatica che possiamo anche interrompere. Nel mio caso la interromperò perché la mia macchina non è predisposta per questa funzione, quindi la interrompo e faccio tutto manualmente. Allora abbiamo la possibilità di fare una diagnosi e possiamo scegliere il modello della nostra autovettura. Ovviamente in questo caso, dato che il dispositivo è già stato aggiornato, abbiamo molti più modelli a disposizione rispetto ai modelli che ci sono quando il dispositivo viene tolto dalla confezione. Quindi confermiamo.
ci chiede di selezionare il tipo di presa in base alla nostra automobile. Possiamo anche selezionare, come in questo caso, Europa ed altri. Diamo l'ok. Selezioniamo la prima voce. Lettura, il chilometraggio, attendere prego. La traduzione non è perfetta, è in italiano, ma c'è qualche piccolo errore. Qualcuna di queste riprese la metterò in modalità accelerata per evitare di annoiarvi. E adesso ci chiede di selezionare cambio manuale, quindi riconosce che è una Toyota Aygo del 2008, il tipo di motore. Diamo l'ok. Attendiamo la risposta dalla EQ. Perfetto, adesso ci chiede se vogliamo visualizzare il rapporto di salute oppure selezione manuale per scegliere di preciso cosa vogliamo conoscere. Quindi facciamo un rapporto salute. Ha trovato un guasto. Ok, e adesso abbiamo il nostro rapporto. C'è un guasto per quanto riguarda l'ABS, invece per quanto riguarda l'airbag è ok. Ci dice qual è il tipo di errore e possiamo anche creare un report. Quindi in questo modo abbiamo il report del problema che possiamo anche condividere con l'apposito tasto in basso. Adesso invece guardiamo, anziché la funzione di diagnosi, la funzione OBD2. Fa una scansione in ricerca del protocollo più indicato. Ovviamente il dispositivo può essere utilizzato anche senza connessione Wi-Fi. La connessione serve per gli aggiornamenti e per scaricare qualche dato, oltre che per condividere eventuali report. Ci dà un primo risultato. Cliccando su OK abbiamo la possibilità di entrare in una schermata che ci dà la possibilità di vedere i dati dopo eventuali correzioni, dati dal vivo, oppure ciò che abbiamo congelato, leggere vari codici di guasto, cancellare codici di guasto, vedere il risultato del test, eccetera. Quindi andiamo direttamente su dati dal vivo. Da questa schermata possiamo scegliere cosa vedere. Noi possiamo scegliere solo una di queste voci, oppure selezionarle tutte, oppure selezionare solo quelle che ci interessano. In questo caso, per esempio, noi scegliamo i giri del motore, la temperatura dell'aria aspirata e la temperatura del refrigerante. Confermiamo. Scelgo solo questi per avere la possibilità di avere tutto concentrato in una schermata. Allora, come vedete, la temperatura del refrigerante del motore è a 91 gradi. Sono fermo in folle da un po' di tempo, quindi ovviamente si è riscaldato. Andando su questo grafico abbiamo la possibilità di vedere l'andamento, quindi la salita e la discesa della temperatura. Ovviamente se io accelerassi, dopo un pochettino di tempo la temperatura salirebbe, quindi facciamo una prova. Vedete, man mano va salendo. Ok, torniamo indietro, guardiamo il grafico del numero di giri e anche questo è in tempo reale. In alto sulla destra troviamo il numero di giri scritto come numero, invece più in basso nella parte centrale troviamo il grafico. Io aumento gradualmente e anche la curva del grafico aumenta gradualmente. Se invece accelero di colpo oppure decelero, si creano i picchi. Ok, andiamo indietro. La temperatura dell'aria aspirata, stessa cosa, abbiamo possibilità di vedere il grafico e abbiamo anche la possibilità di registrare lo schermo di tutto ciò che vediamo in questo momento. Quindi premendo su questo tastino possiamo registrare tutto ciò che io visualizzo in questo momento. Quello che stiamo vedendo verrà registrato, anche il grafico in questo modo verrà registrato e potremo rivederlo. Quindi premendo il tasto stop abbiamo la possibilità di bloccare la registrazione e anche di rinominare il file. Quindi in questo caso, ok, Aygo sera, per ricordarmi che è stata la registrazione che ho eseguito di sera. Ok, i dati di registrazione sono stati salvati, quindi adesso potrei tornare indietro nella schermata specifica. Come vedete, nell'apposita cartella poi trovo il file che ho chiamato Aygo sera,
Cliccando sopra posso vedere la registrazione del numero di giri, quindi confermo. In questo caso possiamo riprodurre ciò che abbiamo ottenuto sia sotto forma di numeri in questo modo, oppure cliccando avremo la riproduzione del grafico che viene salvato. Nella parte in alto abbiamo il valore in volt della batteria, essendo col motore acceso mi risulta 14,4 volt, e in alto sulla destra abbiamo la data e l'orario. E allora, innanzitutto premiamo su start, dobbiamo scegliere la lingua, quindi italiano. Ok, scegliamo una rete wifi, in questo caso sto utilizzando l'hotspot con il mio telefonino perché sono in esterno, quindi inserisco la password. Questa fase la saltiamo. Ok, adesso abbiamo la possibilità di utilizzare le varie funzioni che ci offre questo dispositivo. Suggerimento per poter collegare il dispositivo alla nostra macchina. Da questa schermata abbiamo la possibilità di selezionare eventuali codici di guasto, inserirli e quindi vedere a cosa corrispondono. E adesso qua abbiamo praticamente i dati in tempo reale. Ovviamente c'è anche la possibilità di dare alcune impostazioni in base alle nostre preferenze sul dispositivo, quindi se utilizzare l'unità di misura metrica oppure imperiale, il rilevamento automatico della connessione, ovviamente conviene lasciarlo attivato, la regolazione della luminosità, perché se siamo in officina, siamo in esterno, possiamo regolare la luminosità per evitare di darci fastidio, possibilità di abilitare e disabilitare il suono, eventualmente la possibilità di cambiare anche la rete per la connessione, fuso orario, lingua, informazioni sull'officina, quindi dati che riguardano un'eventuale officina come indirizzo eccetera, ripulire il tutto, abilitare la cattura dello schermo e poi vabbè quello che riguarda le informazioni sul dispositivo, quindi numero di serie eccetera. Adesso ho riattivato la funzione OBD2 e andiamo a fare un giro e poi vediamo i risultati sul monitor. Per una questione di comodità ho selezionato solamente ciò che riguarda le temperature, il numero di giri, senza andare troppo in dettagli perché altrimenti nella schermata non si sarebbe visto nulla, e vedremo i risultati del report. Quindi provo a fare una piccola manovra all'interno di una proprietà privata e vediamo cosa rileviamo sul monitor. Ovviamente è possibile tradurre anche le singole pagine, quindi in questo caso andiamo su traduzioni e come vedete ciò che prima era in inglese adesso è tutto in italiano. Abbiamo anche una sezione aggiornamento, quindi vediamo cosa otteniamo facendo un aggiornamento. Ce ne sono effettivamente diversi, quindi è tutto selezionato, aggiorniamo. Dopo il download tutti i software di diagnostica corrispondenti alla lingua di sistema precedente verranno eliminati. Si è sicuri di scaricarlo? Conferma. Ok, quindi sta scaricando i vari file, già il primo è stato scaricato ed installato. Adesso quando avrà finito il processo di tutto l'aggiornamento vedremo eventuali differenze. Nel frattempo sta finendo di scaricare tutti i vari dati, quindi già installato praticamente la maggior parte degli aggiornamenti. E appare un messaggio nel quale ci avvisano che il file di configurazione del sistema è in fase di aggiornamento, quindi ci invitano ad aspettare. Ok, adesso ha finito e abbiamo una nuova schermata, quindi questo è il dispositivo praticamente aggiornato. E ovviamente selezionando la lingua italiana con la traduzione possiamo vedere tutti i vari dati, tutto ciò che vogliamo riportato nella diagnosi anche con la lingua italiana. Quello che poco fa era in lingua inglese, adesso riusciamo a vederlo anche in lingua italiana. Dopo aver spento il motore, ovviamente, come vedete, il valore della batteria si va abbassando. C'era un ulteriore aggiornamento che ho appena eseguito, vediamo adesso che differenza noteremo. Okay. Si è riavviato del tutto. Installazione aggiornamento di sistema, quindi è un sistema operativo Android, questo è il logo di Android. Attendo che si configuri.
E allora ragazzi, mentre all'interno del mio laboratorio si riproducono i dati registrati per quanto riguarda i giri del motore della mia macchina, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Di questo dispositivo a me è piaciuto il fatto che sia così smart, che abbia la possibilità di connettersi, che sia touch, che ci permette di salvare e rivedere anche l'interno, come sto facendo adesso, quello che è stato registrato, i vari report, inoltrarli, insomma utilizzarlo effettivamente nell'ufficio, se abbiamo l'officina, in casa, nel nostro laboratorio, in garage, in modo da poter consultare tutto quello che abbiamo salvato. Ovviamente non ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili, perché sono così tante che effettivamente non è il caso di provarle tutte, però ci permette di leggere, fare una diagnosi, eventualmente intervenire cancellando codici d'errore, cosa che io preferisco non fare, rivolgermi direttamente al meccanico di fiducia. Però ho la possibilità in questo modo, come vedete adesso sta riproducendo la schermata che ho registrato sempre tramite il comando, e quindi posso tenere conto di tutto ciò che viene memorizzato. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare anche sul link giù per vedere il prodotto su internet, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, e dopo esservi iscritti ovviamente. E ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.